La misura che oggi è stata messa in esecuzione ha riguardato quindi 126 persone, nei confronti di 89 di esse è stata messa la misura più afflittiva, quella della custodia cautelare in carcere, le restanti posizioni hanno avuto misure custodiali meno afflittive. Il lavoro investigativo che è stato svolto da forze di polizia giudiziaria, che ringrazio pubblicamente, è stato un lavoro di straordinario valore. Sono documentati incontri al vertice del cartello mafioso, sono documentati gli incontri al vertice e quindi registrate le logiche, i ruoli attraverso i quali si esprime la capacità di coordinamento di questo cartello criminale. Lo stesso Francesco Mallardo, nei mesi, circa un anno, nei quali tra il 2014 e il 2015 fu posto in stato di detenzione domiciliare, assunse direttamente il controllo del cartello e il giudice ha riconosciuto l'esistenza di un'associazione mafiosa denominata Alleanza di Secondigliano, nella quale svolgono ruoli apicali, ruoli direttivi Francesco Mallardo, Patrizio Ettore Bosti, Edoardo Contini, ma anche le sorelle Aieta, Maria, Rita e Anna, che come sapete sono coniugi di Edoardo Contini, Francesco Mallardo e Patrizio Bosti. Le indagini hanno consentito di documentare autentici incontri al vertice del cartello mafioso e di documentare la disponibilità dell'intero cartello a riconoscere funzioni direttive indiscutibili in capo alle figure che storicamente lo hanno promosso, vale a dire quelle di Francesco Mallardo, Edoardo Contini e, quanto ai Licciardi, di Maria Licciardi, che è l'unica delle persone con funzioni direttive che si è sottratta all'arresto e che è attivamente ricercata in queste ore dai carabinieri del raggruppamento operativo speciale del comando provinciale di Napoli. La presenza qui di tutte le forze di polizia, dei servizi centrali delle forze di polizia, dei servizi centrali dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Questore di Napoli e quindi dei comandanti provinciali, dei Carabinieri, della Finanza coincide un dato che credo sia importante sottolineare, vale a dire la scelta di concentrare la gran parte delle risorse investigative proprio nel contrasto dei fenomeni mafiosi di maggiore pericolosità. Da questo punto di vista l'Alleanza di Secondigliano è l'unico grande cartello mafioso che ancora attende una completamente efficace risposta repressiva. Oggi è stato compiuto un passo importante che si ricollega direttamente ad un altro passo compiuto 5 anni fa, quando, qualcuno di voi lo ricorderà, fu posto in esecuzione una misura cautelare nei confronti di 90 esponenti del clan Contini.
ma soprattutto fu rivelata dimensione affaristica assolutamente straordinaria di questa organizzazione. In quel caso, agli arresti, all'esecuzione delle misure cautelari, è corrisposta poi anche la condanna di decine di esponenti del clan Contini nei giudizi che si sono celebrati finora soltanto nella fase del primo grado. Questa indagine è la naturale prosecuzione di quella, è il naturale sviluppo di quella indagine, e si colloca come elemento di raccordo anche di tutte le altre indagini che sono ancora in corso, con specifico riguardo alle articolazioni dei Mallardo da un lato e dei Ricciardi dall'altro. Lasciatemi poi pubblicamente davvero ringraziare quanti hanno per anni silenziosamente lavorato ad obiettivi sottratti alla visibilità delle quotidiane emergenze criminali, ma che corrispondono ad esigenze e istanze fondamentali di ripristino della legalità in questa città. Devo anche, in una città nella quale tutto quello che è documentato in questa ordinanza cautelare si è realizzato senza che denunce di sorta giungessero all'autorità. Sono documentate decine e decine, per certi versi centinaia, di casi di estorsione, e ad alcuno di essi corrispondono denunce. È documentato il controllo mafioso, al di là di ogni capacità personale di immaginazione, addirittura di una struttura sanitaria, l'ospedale San Giovanni Bosco, diventato una sorta di sede sociale dell'organizzazione mafiosa, un luogo nel quale gli uomini del clan Contini controllano, quindi, ogni aspetto, anche minuto, del funzionamento dell'ospedale, dalle forniture alle assunzioni nelle ditte appaltatrici o fornitrici, persino, per dire, le relazioni sindacali passano per la mediazione camorristica. Ma in generale l'ospedale sembra essere stato, come dire, persino la base logistica, come dire, indispensabile per tessere le trame delittuose che hanno consentito la moltiplicazione delle truffe assicurative, la predisposizione di certificati medici falsi, quindi utili per gli affiliati per ogni scopo lecito e soprattutto illecito. Ecco, questo credo che sia un quadro estremamente allarmante, perché definisce una situazione criminale che è lungi dall'essere caratterizzata dalla polverizzazione delle spinte criminali, e invece governata da una sofisticata regia che vede i capi dell'Alleanza di Secondigliano riunirsi per mediare, comporre, contenere qualsiasi tensione, qualsiasi dissidio, qualsiasi conflitto all'interno della federazione criminale, ma anche con le altre organizzazioni. D'altra parte, il carattere pluridecennale, quindi, della presenza di questo cartello mafioso in città
ha consentito di espandere i propri orizzonti speculativi ben al di là della città di Napoli, ma questa è materia su quale sono in corso nuove investigazioni. Allora, credo di aver dato un quadro, non so se Peppe vuoi aggiungere qualcosa. L'aspetto patrimoniale, insieme ai provvedimenti, immagino ci siano anche sequestro di beni, attività, l'aspetto anche particolarmente famosa e eclatante, magari. L'aspetto patrimoniale è, come dire, il principale versante di concentrazione delle nostre attività. In quella ordinanza cautelare del 2014, alla quale prima facevo riferimento, era documentato, come dire, il controllo mafioso di ogni sorta di attività di impresa in svolgimento non soltanto a Napoli, intere reti della ristorazione anche romana erano riconducibili a uomini dell'organizzazione che sono stati anche condannati nel giudizio di primo grado, così come attorno alla figura di un imprenditore importante come Ciro Di Carluccio ruotavano tutti gli interessi dell'organizzazione nei settori più disparati, persino nella distribuzione dei carburanti, la rete di distribuzione dei carburanti. Oggi sono stati eseguiti anche importanti provvedimenti di sequestro dei beni, sui quali la Guardia di Finanza potrà dare dei dettagli, ma parliamo di decine e decine di unità immobiliari, di decine di società, di importanti componenti della capacità di accumulazione patrimoniale di questa organizzazione. Ho tenuto a parlarvi di questo in questa sala oggi, anche perché questa sala, come sapete, è dedicata a Filippo Beatrice, e Filippo Beatrice è stato al nostro fianco per anni in questo lavoro che io ho visto nascere come coordinatore della DDA nel 2013-2014, ma che poi è continuato con Filippo e che poi abbiamo di nuovo ripreso con i colleghi che ringrazio per la dedizione e la professionalità con la quale hanno lavorato. Ecco, davvero questo credo che sia importante sottolinearlo, perché si tratta di una campagna investigativa, per così dire, che corrisponde a un impegno corale dell'ufficio, e un impegno corale dell'ufficio nel quale sono state investite straordinarie risorse professionali. E il contributo che in particolare Filippo Beatrice ha dato a questo lavoro è assolutamente straordinario, mi piace poterlo ricordare oggi qui. Mi scusi, insomma, una cifra? Sì, no, al di là della cifra dei 130 milioni che mi pare quella emergente. Qual è il 130? Il fatturato di questa holding, perché parliamo, immagino, cifre che vanno nell'ordine dei miliardi di euro. Guardi, a me non piace dare numeri, e non credo che sia questa la misura della pericolosità del fenomeno, anche perché vi è una dimensione affaristica che al momento non è ancora quantificabile, perché corrisponde all'intera serie di attività economiche clandestinamente finanziate dall'organizzazione, con un sistema di finanziamento tanto banale quanto assolutamente sofisticato per i suoi caratteri di svolgimento. Un metodo tipico era quello di finanziare imprenditori, di ottenere in cambio assegni o cambiali che poi venivano cedute forzatamente ad altri imprenditori, che quindi entravano in questa sorta di vortice che per molti di essi si concludeva con la totale spoliazione dell'impresa,
e anche queste spoliazioni avvenivano nel silenzio e nell'assenza di ogni denuncia per la straordinaria intensità dei poteri di condizionamento mafioso, come dire, esercitati sul territorio napoletano da questo cartello. Vincenzo Perone della Rai, due domande. Per la Camorra definita alleanza di secondi piani, si può parlare di una commissione analoga a quella di Cosa Nostra per le funzioni decisorie? La seconda, le truffe assicurative dell'ospedale San Giovanni Bosco ha servito agli interessi della Camorra? Hanno fatto sì che ci fossero dei professionisti collusi e quindi un pezzo della borghesia napoletana, penso ad avvocati e medici pubblici, che davano una mano per portare avanti queste attività criminali? Allora, sul primo versante le rispondo francamente no. Il riferimento alla commissione di Cosa Nostra non è in grado di riflettere la natura di questo cartello mafioso. Esiste un meccanismo di coordinamento che in alcuni momenti comporta anche la sostituzione delle funzioni direttive di questa o quell'articolazione. Faccio un esempio banale. Allora, quando venne arrestato Patrizio Bosti, data anche la contemporanea carcerazione di altre figure apicali del Clan Contini, le redini del comando passavano al figlio di Patrizio Bosti, Ettore Bosti, che è destinatario anche oggi nelle misure cautelari. Si determinarono, in conseguenza delle modalità di gestione, delle modalità di esercizio di queste funzioni, tensioni all'interno del cartello che vennero risolte con il commissariamento, tra virgolette, del Clan Contini, nel senso che Francesco Mallardo assunse direttamente prima le redini in operazione e poi nominò un nuovo reggente nella persona di Vincenzo Tolomelli. E questo è, come dire, nella consapevolezza e soprattutto nella accettazione, come dire, assolutamente incondizionata da parte di tutte le componenti del cartello mafioso. Questo meccanismo di coordinamento, ovviamente, a questo meccanismo partecipavano, come dire, tutti i capi dell'organizzazione, quindi Maria Licciardi o persone delegate a Maria Licciardi per Secondigliano, Ettore Bosti, Vincenzo Tolomelli, De Feo Antonio per il gruppo Contini, Francesco Mallardo o i suoi delegati per il clan di Giuliano in Campania. In questo coordinamento avevano poi un ruolo fondamentale le donne, non come funzioni vicarie, ma come funzioni di assoluta, come dire, rilevanza, sia nella trasmissione, nei collegamenti con il sistema penitenziario del 41 bis, ma sia come personale capacità di assumere decisioni e di pretenderne il rispetto. Questa è la ragione per la quale è stato riconosciuto il ruolo di capi dell'organizzazione alle tre sorelle Aieta, a Di Munno, che è la Rosa, Di Munno Rossa, che è la moglie di Salvatore Botta, altro capo dell'organizzazione Contini, e di Maria Licciardi, che, come prima dicevo, è da questa mattina irreperibile, ne sarà presto dichiarata la latitanza se non sarà arrestata nelle prossime ore. Quanto alla sua seconda domanda, ed è tutto evidente che il controllo, quindi il mafioso del funzionamento di quell'ospedale si realizzava attraverso la partecipazione anche di sanitari, a volte indotta dalla paura, altre volte indotta dalla coincidenza di interessi. Nella coincidenza di interessi, anche questo è documentato nell'ordinanza cautelare, si può dire che quell'ospedale era di fatto diventato una sorta di sede dell'organizzazione.
in modo, in alcun modo clandestinamente. Il controllo dello, mafioso dell'ospedale da parte dei Contini era noto persino alle altre organizzazioni. Ci sono collaboratori di altri clan che dicevano che quando avevano bisogno di una qualsiasi tipo di prestazione, anche illegale, non facevano altro che rivolgersi agli uomini del clan Contini. Le pagine che redatte dal giudice descrivono un sistema da questo punto di vista assolutamente allarmante. Come allarmante è anche il quadro che emerge dalle indagini in corso, perché quello che è importante sottolineare è che dal punto di vista di questa misura cautelare i fatti si fermano nel 2016. Le indagini relative alle attività successive sono ancora in corso e sono quindi ancora riservate. Guardi, per esempio ho illuminato il settore delle truffe in danno delle assicurazioni, con secondo modalità persino routinarie, quindi ogni giorno vengono convocati falsi testimoni a conferma dell'effettività di lesioni oggetto di false certificazioni con ovviamente l'apporto anche di professionisti che di tutto ciò non possono non essere consapevoli. Risposte a tutto tondo non sono possibili, perché è sempre giusto differenziare le situazioni, discernere e non fare di tutta erba un fascio, ma è del tutto evidente che la dimensione affaristica del sistema delle truffe assicurative esige anche apporti consapevoli da parte del ceto delle professioni. No. Avvocati? No, non ci sono avvocati tra i destinatari delle misure cautelari, sono in corso attività di indagini su alcune posizioni che riguardano in particolare la materia delle truffe assicurative. Potete qualche dettaglio sugli arresti fatti all'estero? Primo, e seconda domanda, le conferma che non c'è alcun meccanismo elettivo legato al territorio per la selezione delle classi dirigenti dell'alleanza di Secondiglia? Oggi non sono stati eseguiti arresti all'estero, sono in corso le procedure per sottoporre a misura cautelare due imprenditori che risultano risiedere in Santo Domingo, depositari di ingenti risorse, sia di Edoardo Contini che di Francesco Mallardo, e investitori di queste risorse nelle loro attività. Sono altresì all'estero destinatari di provvedimenti alcuni dei delegati alla cura degli affari nel settore del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, che è uno dei tanti settori di operatività dell'organizzazione. Quanto al processo di selezione delle classi dirigenti di questo cartello mafioso, è un processo assolutamente coerente con la natura, l'ispirazione di questo cartello mafioso, che risulta dalla confluenza di tre organizzazioni
che hanno i loro rapporti cementati anche dai vincoli di affinità che da decenni sono nati dal banale dato di fatto che Francesco Mallardo, Edoardo Contini e Patrizio Bosti hanno sposato 3 sorelle. I loro figli si considerano cugini e nipoti e questa costituisce la prima cerchia. Ciascuno dei capi dell'organizzazione ha poi una rete di fiduciari selezionata secondo regole rigorose di affidabilità, fedeltà e capacità di governo criminale. Emerge tutta l'articolazione, in particolare dell'articolazione territoriale del clan Contini, dalla zona del Vasto Arenaccia, che è controllata da Nicola Rullo e da Muscerino Antonio, alle zone dei Ponti Rossi, di Borgo Sant'Antonio, tutta la cintura nella quale si trova anche questo ufficio. È riconducibile all'influenza mafiosa di questo clan. Sarà dato l'elenco delle persone destinatarie della misura cautelare. La misura riguarda essenzialmente i clan Contini. Questa è uno dei 3 pezzi dell'alleanza di Secondigliano, più riguarda i capi delle 3 articolazioni di cui è documentato il ruolo di direzione collegiale degli interessi di tutte e 3 le componenti del cartello mafioso. È un cartello estremamente composito, alle quali ovviamente poi aderiscono in posizioni variegate anche altri clan. Storicamente il clan Sacco e Bocchetti, il clan Lo Russo erano propaggini di queste organizzazioni o comunque a loro legate da comuni interessi, ma gran parte dei gruppi criminali che si muovono nel territorio cittadino rispondono direttamente a una logica di comando riconducibile direttamente o ai Licciardi Secondigliano o ai contini del vasto Arenaccia. Troverete per esempio nell'ordinanza anche il caso di estorsioni realizzate a Megellina, dove la composizione degli interessi viene poi fatta da Secondigliano, perché i gruppi che operano nella zona di Megellina Posillipo sono diretta espressione della componente di Secondigliano di questo cartello mafioso. Tutto questo dimostra quello che in molte occasioni abbiamo provato a sottolineare, vale a dire che non c'è affatto una riduzione dei fenomeni di criminalità organizzata in questa città alla logica della minaccia all'ordine pubblico. Queste sono organizzazioni che invece non soltanto si ricorrono alla violenza estrema soltanto in casi straordinari che formano oggetto di preventiva concertazione fra tutte e 3 le componenti dell'organizzazione, ma siamo in presenza di un cartello mafioso che svolge esso stesso una funzione di tutela sostitutiva dell'ordine pubblico, perché le loro zone sono zone presidiate militarmente e ogni genere di attività deve passare per l'autorizzazione preventiva successiva di questo cartello. Nei mesi scorsi, per esempio, in vicende molto apparentemente secondarie, è per esempio stato documentato il ruolo che il clan Contini esercita, il ruolo oppressivo nei confronti delle comunità di immigrati che vivono e operano nella zona del vasto Arenaccia. Allora,
Generale Angelo Santo. Grazie signor procuratore, resta poco da aggiungere, volevo però sottolineare il prolungato e progressivo sforzo investigativo che in questi anni ha caratterizzato l'attività, che ci ha consentito di far emergere proprio i reali processi aggregativi mafiosi dell'alleanza di Secondigliano e quindi di evidenziarne tutta la pericolosità. Pericolosità che non è seconda a nessun'altra formazione mafiosa, anzi ricalca per alcuni aspetti gli assetti propri di altre organizzazioni mafiose. Vorrei richiamare che c'è anche nell'ordinanza una delle attività illecite del sodalizio, soprattutto del clan Contini, del traffico internazionale degli stupefacenti, che è stato già oggetto di un intervento repressivo nel 2015 e poi nel 2016. Per alcuni di questi si sono già le sentenze di primo e secondo grado, e che ha evidenziato come il traffico internazionale di stupefacenti di tipo cocaina sulla rotta Colombia, Spagna, Olanda, Italia fosse uno dei principali affari dell'organizzazione. E per quanto riguarda proprio questo aspetto, il clan camorristico aveva stabilito contatti con l'andrangheta di Siderno, in particolare con i fratelli Crupi, quindi parliamo di una delle più potenti cosche dell'andrangheta, quindi anche in questo vengono fuori aspetti di pericolosità relativi ai contatti privilegiati con altre organizzazioni mafiose. In più lo sforzo è stato anche di oggi, che ci ha consentito di dispiegare una consistente forza sul territorio con il Comando Provinciale di Napoli per poter eseguire le misure, che sono numerosissime, così come numerosissime sono state anche le perquisizioni. Allora, il generale Barbera può forse fare un punto delle attività della Guardia di Finanza insieme al generale. Io voglio elencare un attimo, qualora non note, un po' i termini, chiaramente anche quantitativi, dei sequestri patrimoniali che sono stati eseguiti, che ammontano, come si diceva prima, ad un valore complessivo stimato di circa 130 milioni di euro, e sono compendiati come dire, nell'alveo di due decreti che sono stati emessi, appunto, di sequestro preventivo, e che riguardano sostanzialmente beni nella disponibilità di 112 indagati e dei rispettivi familiari, costituiti da 137 unità immobiliari, 232.000 metri quadri di terreni complessivamente, 161 beni mobili registrati, tra cui 80 autoveicoli e 81 motocicli, un natante di lusso, 67 rapporti finanziari, 36 ditte individuali e quote societarie relative a 37 società, circa 3 milioni di euro di sequestri relativi a diamanti preziosi e orologi di lusso. Il tutto chiaramente dà l'esatta percezione, l'esatta connotazione dell'entità dell'azione che è stata espressa sotto la sapiente regia della Procura partenopea. È chiaro che questa innegabilmente l'arma vincente per contrastare in modo efficace organizzazioni criminali così efficaci, a cui ha un'azione come dire, di contrasto spiccatamente legata al contrasto criminale in senso stretto detto, vi è evidentemente un'azione di contrasto economico-patrimoniale che la Guardia di Finanza esprime in modo efficace e in modo alquanto incisivo, che poi evidentemente è l'elemento distintivo della qualità, della bontà di un'attività investigativa, perché come ben sapete poi chiaramente nel momento in cui si vanno a colpire i valori, l'economia di un'organizzazione criminale, è quello il core business, è quello chiaramente l'obiettivo dal quale poi
lo Stato riesce a come dire, esercitare un colpo ancora più grave, ancora più efficace. Benissimo. Allora, Alessandro Giuliano, come questore, il suo arrivo coincide con sostanzialmente anche con questo provvisorio risultato, che ovviamente adesso è aperto al contraddittorio con la difesa, ma è un arrivo importante, perché l'esperienza di Alessandro Giuliano, che come sapete è stato direttore del Servizio Centrale Operativo, tra loro scherzavano, perché sono presenti i responsabili anche degli altri due servizi centrali. Questo lega direttamente la presenza di Alessandro Giuliano al ruolo che la squadra mobile e complessivamente la Polizia di Stato svolgerà svolge nelle indagini che sono attualmente in corso, le quali danno un contributo importante anche il centro operativo di Napoli della DIA, l'ho già ricordato prima, in particolare sui versanti meno esplorati e più difficili delle investigazioni necessarie a ricostruire il complesso delle attività di questo. La rapidità, della agilità tipica delle organizzazioni mafiose più strutturate, di cogliere le occasioni di guadagno anche quando derivino da situazioni contingenti, quale ad esempio l'aumento dei flussi migratori. Un aspetto ritengo sia particolarmente importante, ma non importante, mi permetta questa notazione, procuratore, quanto il fatto che oggi siamo seduti qui tutti insieme con i miei amici dirigono i servizi centrali e con i comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con i quali vi è e vi sarà una assoluta unicità di intenti nel senso auspicato dalla Procura della Repubblica. Poco da aggiungere rispetto a quanto ha già detto il generale Barbera, con cui abbiamo lavorato in sinergia appunto tra GICO del nucleo di polizia economico finanziaria e SCICO, appunto Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata. Volevo aggiungere soltanto sia un qualche cenno all'estensione dei settori merceologici abbracciati da queste attività economiche, che denota oltremodo la vastità di investimenti. Quindi abbiamo con il nostro indagine economico patrimoniale abbiamo abbracciato esercizi commerciali lavoranti nel settore dell'ingrosso, alimentari, abbigliamento, calzature, note gioiellerie, ristoranti, bar, alberghi, edilizia privata, geni monopolio, refecerie, preziosi distributori di strade di carburanti. Quindi questo dimostra come siano variegati gli investimenti ingenti appunto dei proventi illeciti, ma anche da un punto di vista territoriale le organizzazioni colpite avevano appunto diversificato molto i loro investimenti. Infatti abbiamo operato sequestri con lo SCICO in Campania, in Calabria, in Lazio, Toscana, Piemonte, Veneto. Ecco, questo dà l'idea, ripeto, anche
di come queste organizzazioni cerchino, proprio per mimetizzare i loro investimenti illeciti, di diversificare anche le tipologie di investimento. Si tratta, come già detto, di uno dei più grossi sequestri patrimoniali a carico appunto di organizzazioni criminali negli ultimi anni, quindi parliamo, come ha già detto il generale Barbera, di 130 milioni di euro. Grazie. Grazie per il generale, questo destino di Filippo Nello ancora, e quindi è l'ultimo momento prende la parola. Ringrazio il procuratore per l'auspicio e l'augurio, anche io ci tenevo a sottolineare intanto il lavoro del comando provinciale, perché per un'operazione di questo tipo c'è uno sforzo in termini di risorse che è veramente elevato. Abbiamo impiegato oltre 500 tra uomini e donne del comando provinciale di Napoli, del reparto operativo e del ROS, e volevo aggiungere anche l'apporto, anche un po' una curiosità, del nucleo e frazioni del GIS, del gruppo nostro di intervento speciale, proprio per consentire nel più breve tempo possibile la rimozione di ostacoli fissi e soprattutto quindi in tempo rapido accedere sugli obiettivi. È stata un'attività importante, anch'io lo abbiamo fatto, ormai sono da 3 anni, sono un veterano insomma, di Napoli, sono in scadenza anche di contratto, insomma la collaborazione c'è sempre stata e continuerà anche con il signor Questore che è arrivato da qualche mese, insomma, sotto la sapiente regia del signor Procuratore. In realtà io vorrei solo ribadire quanto già accennato al Procuratore sul carattere veramente collettivo di questo lavoro, che ha visto impegnati numerosi sostituti della Procura di Napoli, anche subentrati nelle indagini in epoche successive, ma che hanno saputo fornire uno straordinario contributo, ma soprattutto vorrei evidenziare come questo sia il frutto anche di una intuizione fondamentale, diciamo, di Filippo Beatrice, che su questo versante e sul versante del contrasto alla criminalità organizzata operante in particolare nel centro di Napoli si è speso molto nel corso degli anni. Voglio dire questo, che è proprio questa intuizione va riconosciuta nella complessiva attività che sta venendo svolta in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni da parte della Procura di Napoli. Guardate, c'è un filo conduttore che smentisce quest'idea della camorra cittadina come un fenomeno caratterizzato dal frazionismo. In realtà l'alleanza di Secondigliano rappresenta una macro organizzazione criminale che, come ha evidenziato il Procuratore della Repubblica, non possiede di macro solamente il fatto che rappresenta la federazione di più organizzazioni, ma ha una capacità di attrazione sul complesso della criminalità organizzata cittadina, o in chiave, come dire, sinergica o in chiave di contrapposizione. E voglio dire, se riflettete su quello che stiamo facendo, diciamo, negli ultimi mesi, vedete come la Procura di Napoli si sta muovendo proprio in una logica di ricostruzione dei fenomeni camorristici per linee unitarie, sia per quanto riguarda l'alleanza di Secondigliano, sia per quanto riguarda quelli che sono i cartelli, quello che è in particolare il cartello, come dire, tradizionalmente contrapposto all'alleanza di Secondigliano, operante sulla città di Napoli e oggi si può dire non più soltanto sulla città di Napoli. Ecco, anche quest'ultimo spunto dimostra la capacità di governo razionale delle spinte naturalmente centrifughe degli ambienti criminali di una città come Napoli. Dallo scontro con la NCO, il cartello dell'alleanza di Secondigliano,
uscì in, pronto ad ingaggiare una nuova contrapposizione con quello che era il cartello dei Mazzarella, al quale erano collegati i gruppi di Sarno e di Misso. Se qualcuno di voi lo ricorda, gli anni '80 furono segnati da nuove escalation, i primi anni '90, nuove escalation di efferati omicidi sull'uno e sull'altro fronte, alle quali è a questa spirale di violenta fu proprio l'alleanza di Secondigliano a porre fine, proponendo e ottenendo il consenso del cartello di Mazzarella per una convivenza, per una conflittualità a basso livello e una convivenza forzata. E questa poi è la ragione per la quale da quel momento il ricorso alla contrapposizione è sempre stato regolato da leggi sapienti e soltanto occasionalmente dalla perdita di controllo delle spinte centrifughe. Ecco, noi stiamo provando a ricostruire in termini processualmente spendibili una natura più complessa dei fenomeni di criminalità organizzata di quella che emerge da una narrazione che consideriamo piuttosto inadeguata e superficiale. Credo. Posso dire una cosa? Il San Giovanni Bosco è l'ospedale che mesi fa finì al centro delle polemiche per via delle formiche nei reparti. In quell'occasione, nel passaggio sulle polemiche politiche, dove si dava addosso alla gestione politica, il governatore De Luca disse: io non tratto con quei sindacati, con quel personale là, perché lì al San Giovanni Bosco c'è la camorra. In queste inchieste c'è qualche passaggio che possa accertare, come dicevo, questa ordinanza riflette materiale investigativo raccolto fino al 2016. Fino al 2016, gli eventi successivi non c'è quel caso là, ma magari l'influenza che poi porta a decidere di compromettere la gestione. Credo di aver detto in maniera piuttosto aperta che il San Giovanni Bosco era oggetto di un controllo sistematico e invasivo di tutti i suoi processi decisionali, di tutte le dinamiche economiche, di tutte le attività anche sanitarie che si svolgevano al suo interno. Da questo punto di vista ci sono anche racconti illuminanti dei collaboratori che riteniamo credibili, perché non finalizzati alla ricostruzione di specifiche responsabilità, ma alla illuminazione di un quadro ambientale, di un quadro ambientale che vedeva quell'ospedale riconosciuto come, controllato dall'Alleanza Secondigliana. Siamo tutti fatti.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.